Salve a tutti, sono ThePlayer96. Oggi sono qui sulla Technic Pack. Infatti, se avete seguito i miei live, saprete che comincerò appunto una serie sulla Technic. Questo qui non sarà il primo episodio, però sarà soltanto una piccola introduzione alla serie, dove vi farò vedere un attimo com'è il mio mondo che sto usando adesso in single player. Entriamoci subito. Ragazzi, sto registrando con Camtasia, è la prima volta, quindi non so come verrà il video. Speriamo tutto bene. E chi c'è chi? Allora, questa qui, ragazzi, è una, diciamo, è un mio rifugio dove deposito le cose dove vado in esplorazione. Come potete vedere, c'è una automatic crafting table che, a differenza di quelle normali, se lasciamo dentro gli oggetti non cadranno. Poi c'è un iron furnace che è praticamente come la fornace normale, però cuocerà leggermente più veloce. Qui invece, ragazzi, sono tutti i minerali che trovo in esplorazione e grazie ad un impianto che adesso non si vede qui sotto con dei tubi, mi invia le cose a casa mia. Adesso, ragazzi, sono lontano da casa, quindi vi stoppo il video e appena arrivo, sì, rimetto a registrare. Eccoci qui, ragazzi, sono arrivato a casa, nel frattempo si è anche fatto giorno. Allora, sicuramente chi di voi conosce la Technic saprà bene cosa c'è in questa stanza. Per gli altri penso si stiano chiedendo cosa siano tutti questi macchinari e tubi in giro. Non preoccupatevi, spiegherò tutto nel Let's Play. Intanto vi faccio un piccolo tour della casa. Questa qui è la cesta del Quarry che dopo vi porto a vedere. Questi sono delle fornaci ad induzione che sono molto veloci a cuocere. Questi sono dei maceratori che ci cuoceranno velocemente i minerali trasformandoli nella polvere che quindi ce li raddoppierà. Questo qui, ragazzi, è come si dice? È uno smistamento. Infatti tutto ciò che il quarry ci raccoglierà andrà a finire in questa chest. Con questa leva attiveremo il timer che farà partire questo filtro. E da qui, come potete vedere, ogni materiale ha segnato un suo colore ed andrà a finire nella chest relativa a quel colore. Da questa parte invece possiamo vedere dei macchinari più deboli, delle normali fornaci elettriche, un compressore, un maceratore e un generatore che ci servirà all'inizio per produrre energia. Questa qui, ragazzi, è un altro tipo ancora di crafting table, non so perché si vedono molto scure. Dove se noi ad esempio faremo una chest e lasceremo gli oggetti in questa, diciamo, in questo piccolo inventario qui, ci andrà a scalare direttamente i materiali da questo scompartimento senza che andiamo a metterli uno per uno in questo, sì, nella crafting table. Poi questa qui è un altro tipo di fornace. Serviva per cuocere due materiali contemporaneamente per farne di altri. È una, diciamo, una crafting fornace e ci sarà molto utile per fare alcuni cavi, come ad esempio. Vabbè, ragazzi, vi farò vedere tutto nel Let's Play, non preoccupatevi. Questa qui è una MFE che ci conterrà dell'energia. Qui sopra, che dopo vi porterò fuori a vedere, ci sono dei macchinari che ci producono energia elettrica. Di qui invece c'è un generatore geotermico che grazie a questo al Vulcanite Amulet e con questi oggetti, qua ne ho anche uno in mano, ci sono di vari tipi e di vari. Cioè diciamo che questo qui è quello che contiene più energia, farà azionare il Vulcanite che ci formerà della lava e la pompa invierà lava ai generatori che la trasformeranno in energia elettrica. Questa è l'MFSU che è quella che contiene più energia di tutte. Poi ragazzi, ci sono ancora da fare, cioè devo ancora fare centrali nucleari e tutto, quelle non so come funzionano, quindi penso che nel Let's Play farò tutto in diretta. Questa qui invece sono dei macchinari che ci produrranno energia per questo strumento, con cui, vabbè, no, adesso non la prendo per farvi vedere velocemente, con cui grazie a questa tavola, la Transmutation Tablet, table tablet, non so come si chiama. Adesso, ragazzi, scusate, mi sfuggono un po' i nomi.
potremmo scambiare questa energia che abbiamo contenuto nell'oggetto per dei materiali. Ad esempio, adesso potrei prendermi dei diamanti o questi altri oggetti che vediamo qui. Se l'oggetto non compare, potremmo metterlo in questo punto ed ecco qui che... Adesso, ecco, esatto, non gliel'avevo fatto imparare. Se lo mettiamo qui, potremo comprarli. Adesso, vabbè, di qua c'è una piccola coltivazione di grano che ormai non vedo da non so quanto. Di qui c'è l'allevamento degli api della mod della forestry, in cui sì, appunto, potremmo coltivare queste api che ci daranno il miele per fare i miei mitici panini, che mi vedrete mangiare spesso durante il Let's Play. Qui al piano di sopra c'è la stanza della magia. Questa qui è la Towncraft, e vabbè ragazzi, scusate, avete sicuramente capito meglio di me come si chiama. Non ho ancora fatto molto di questa mod perché non conosco bene di cosa si tratta, infatti ho fatto soltanto le cose basilari. Da questo punto potremo trovare la normalissima Enchant Table e il Quaesitum che serviva per fare dei folli che ci spiegheranno come funziona questa mod. Questa qui, ragazzi, è un nuovo tipo di cesta, sempre della Towncraft, che non so se sia una bug o cosa, però, come potete vedere, se adesso ci riesco, vediamo se ci riesco. No, ragazzi, ho tutti i tasti invertiti perché sono con un altro computer. Comunque vi farò vedere, non so se sia una bug, però ci sdoppia gli oggetti. Vabbè, qua sopra c'è una stanza che è ancora vuota, in costruzione. E adesso andiamo di fuori. Ci sta anche già facendo notte, quindi facciamo veloce. Questo anello che ho in mano qui ci permetterà di volare, infatti è molto utile. Consumerà l'energia del Clean Cla Cli Cle vabbè, ragazzi, questo oggetto qui. Scusate, ma il mio inglesico non è molto buono. Questo strumento qui serve per produrre dei cristalli che ci serviranno per la mod della magia. In questo punto, scusate ragazzi, userò Too Many Item solo un attimo per portare il giorno. Come vedete in questa mod non ci sarà il Too Many Items, ma è buggata, quindi non vi faccio vedere. Difatti ho installato la crafting guide. Però se premiamo R sull'oggetto, questo ci farà vedere la crafting. Purtroppo io sto usando la versione 1.2.3 perché l'ultima che è uscita è tutta buggata e quindi non è molto buono giocare, poi mancano ancora molte mod e non mi piace per niente. Comunque stavo dicendo c'è la... Sì, appunto vi farà vedere le crafting. Oh, un uccellino! Vieni qui, uccellino! Vieni! Dov'è finito? Vabbè, ragazzi, scusate. Allora, qui c'è un generatore che grazie a questo strumento, la gemma vabbè, questo strumento ci trasformerà la cobblestone in ferro, il ferro in oro e l'oro in diamante. Scusate il casino, ma c'è il timer che fa un rumore pazzesco. Poi sì, giusto, vi devo far vedere questo. Questi qui sono dei pannelli solari che ci appunto forniranno energia elettrica. Questi qui sono degli alberi della gomma che serviva per estrarre la resina per poi estrarla in gomma. E ci servirà per fare cavi, alcuni strumenti, alcuni oggetti. Qui dentro ci sono i laser che servono per craftare grazie all'assembly table alcuni strumenti. Questo qui sono dei tank dove conterrà il petrolio e il raffinatore che ce lo trasformerà in carburante giallo. Questo qui è un impianto di motori con anche l'acqua per raffreddarli. E qui dietro vedremo il salvavite, che se nel caso un motore sta per esplodere, questo impianto scatterà tutto e quindi ci salverà tutti i nostri motori. Adesso ragazzi andrò velocemente a farvi vedere il quarry, per farvi vedere un attimo com'è. Penso non so se domani ci riesco, però domenica di sicuro farò uscire il primo episodio. Tenterò. Guardate ragazzi, guardate. Questo qui è un bug della Portal Gun. Infatti avevo la Portal Gun nella vecchia versione,
Per risolverlo basta che andate in video setting e fate velocemente graphic, fancy fast, là così, e la trasmuterete. Questo ragazzi, per chi lo conosce, il vecchio mondo che aveva Luke 4316, l'ho importato nel mio grazie a qualcosa, un programma che adesso mi sfugge il nome, e, giusto per vedere come fare i macchinari per imparare bene. Ed ecchi c'è chi, questo qua è il Carry, il Query. Il Query è un macchinario che scaverà in automatico tutto il terreno che noi decideremo fino alla bedrock e ci trasporterà tutto, grazie a questi tubi, alla chest che vi ho fatto vedere prima dentro casa. Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Spero che questa serie vi piaccia. Da The Player 96 è tutto. Ciao a tutti.